Sempre un piacere salutare Vincenzo Vivarini, in diretta Vivarini, perché la prima cosa che vogliamo dire è i complimenti per questo percorso straordinario che avete fatto, è oramai per tutti il Catanzaro dei record e anche i complimenti per la partita di oggi, uno spettacolo per il calcio. Sì, vi ringrazio, io so che in Abruzzo ci vogliono bene perché insieme con me c'è Verna, c'è Berardocco, Bruno, il mio fisioterapista. Abbiamo portato un po' d'Abruzzo anche qui in Calabria e grazie dei complimenti. Sì, oggi è stata una partita secondo me di livello alto perché giocata la partita da ambedue le squadre molto bene. Sono stati fraseggi importanti da parte del Pescara, da parte nostra. Ce la siamo giocati a viso aperto entrambe le squadre, abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasioni il Pescara. Quindi noi ci tenevamo a fare bella figura con i nostri tifosi perché chiaramente noi l'abbiamo chiuso la settimana scorsa il campionato, però la squadra poi è chiaro che in questo momento qua c'ha anche voglia di voler far bene, penso che sia stata così. La partita dal punto di vista tecnico-tattico, perché Vivarini è maestro dal punto di vista tattico, noi l'abbiamo sempre detto, dove vi ha messo in difficoltà il Pescara? Probabilmente con la spinta sugli esterni di Crescenzi da un lato e Milani dagli altri o anche questa posizione di Rafià, la qualità di questo giocatore? No, Pescara noi l'abbiamo arginato, oggi le azioni zemaniane non le abbiamo viste perché comunque abbiamo lavorato molto sulla loro costruzione. E loro ci hanno messo in difficoltà invece per la grande qualità che ha il Pescara, perché a livello tecnico è una squadra che non butta mai la palla, che gioca sempre la palla, anche le posizioni diciamo, dei centrocampisti molto diciamo, stretti e vicini che riuscivano a dialogare tra di loro. Questo ci ha portato a perdere campo, ci ha portato anche a difendere, che noi l'abbiamo fatto pochissime volte quest'anno. Ma questa è una partita di livello alto, ripeto. Ci sono state poi le aggressioni che hanno fatto molto bene da parte loro, anche se noi, devo dire la verità, siamo riusciti molte volte a superare le loro pressioni. Però speravamo in un calo di condizioni, invece hanno retto per tutta la partita. Quindi è stata una bellissima partita, secondo me. Chiedo a Vivarini, questo Pescara, adesso di parlare un po' da abruzzese, questo Pescara che ha visto oggi ma che ha visto anche nell'ultimo periodo perché ha studiato le partite, che ruolo può avere nei playoff? Allora il Pescara secondo me ha una rosa di giocatori di grande qualità. Io l'ho detto all'andata perché prima che incontrassi Catanzaro avevano fatto benissimo, non bene, benissimo giocando a calcio, giocando con tanta qualità. Pescara è chiaro che se gli fai lanciare la palla, se lo fai giocare sporco, è chiaro che va in difficoltà. Però nel momento in cui cominciano a giocare la palla, come hanno fatto oggi, diventa una squadra fortissima e secondo me se la può giocare benissimo con le altre squadre che arriveranno a fare i playoff. È chiaro che gli altri gironi saranno anche attrezzate, però io penso che oggi, la partita vista oggi non è una partita di Serie C ma una partita di Serie B, quindi per me il Pescara se la può giocare. Quindi d'accordo con noi quando in commento in cronaca diretta abbiamo detto che peccato il triplice fischio dell'arbitro, questa partita per chi ama il calcio non doveva finire. Sì sì, perché è stata una bella partita, mi sono divertito anch'io a guardare la squadra, insomma ci sono stati tanti episodi per il Pescara, episodi per noi, insomma è stata per me una bella partita e penso poi anche dei riscontri dei nostri tifosi, penso che si siano divertiti a vedere questa partita. Prima di una domanda da studio di Massimo Profeta faccio io l'ultima a Vincenzo Vivarini. Questo Vivarini ha un po' di rammarico per non aver potuto, tranne quella prima parentesi, allenare con grandi obiettivi a Pescara? No, se... Io pensiamo a fare. Io, a me risposta, la risposta. No, a me mi conoscono a Pescara, mi conoscono in Abruzzo. A me piace lavorare, essere poco dietro alle chiacchiere, dietro alle situazioni. Sono uno che lavora tanto, che si applica tanto. Poi purtroppo nel calcio conta molto l'immagine, conta molto le situazioni, che io di solito curo poco, perché poi uno fa quello che gli piace fare. E io sono uno delle mie montagne, quindi in linea di massima poi penso a lavorare e cerco di farlo nel miglior modo possibile. Massimo Profeta per Vincenzo Vivarini.
io l'ho scocciato in questi giorni, ma come giusto che sia, continua a essere indigesto al Pescara, perché questa è la sesta partita senza sconfitte, 4 vittorie e 2 pareggi. Ti volevo però chiedere seriamente, Vincenzo, intanto sempre i complimenti, che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, che cosa rappresenta questa vittoria per te personalmente? Cioè, ti risarcisce un po' per quello che hai passato negli ultimi anni, per le tante cose che, insomma, diciamo così, vabbè, non aggiungiamo altro. Allora, ti chiede Massimo, che intanto ti fa i complimenti, ti fa, chiaramente sei sempre la bestia nera del Pescara, 4 vittorie e 2 pareggi per te, non hai mai perso contro il Pescara, se questa vittoria va un po' a risarcire quello che è stato il tuo recente passato. Ma no, risarcire no, perché io ho tante cattiverie dietro che mi hanno fatto in tutte le situazioni che ho avuto, perché io, se vado ad analizzare il lavoro che ho fatto negli anni, effettivamente secondo me ho raccolto anche un po' di meno, però lo accetto volentieri, perché poi il calcio mi ha dato tanto e va bene così, vuol dire che mi sono meritato questo, insomma, dai. A proposito, ma 3-4-2-1, che modulo è quello di Vivarini? Perché sorride? Me lo devi dire te. No, lo chiedo al mister. No, oggi abbiamo lavorato un po' a specchio con il Pescara, siamo andati con un trequartista sul loro play, abbiamo cercato di rompere la loro costruzione, penso che l'abbiamo fatto anche bene, gli abbiamo rubato un sacco di palloni sulla loro costruzione. Però ripeto, Pescara ha dei giocatori tecnicamente fuori. Oggi mi ha impressionato molto Rafia, una padronanza di palla che sembrava Zidane in mezzo al campo, dovute proporzioni. Però non è che lo prende, lo chiede al Catanzaro in Serie B. Vediamo un attimino.